Ma assolutamente una giornata non piacevole, perché noi speravamo di avere sbarcato il lunario con l'aumento capitale dei 5 miliardi e con la restituzione di gran parte dei multi bond allo Stato, e invece non solo per la notizia in sé, ma anche per le dimensioni, il fatto di aver avuto questa, tra virgolette, bocciatura da parte della Banca Centrale Europea è un fatto molto negativo. Lo è per tanti aspetti, intanto perché noi rileviamo un accanimento da parte dell'Europa, della Banca Centrale nei confronti del sistema Italia, perché lo scenario che è stato ipotizzato, cioè se le banche italiane, così come quelle europee, sarebbero in grado di far fronte a una crisi ancora più forte delle economie nazionali, delle economie nelle quali si muovono, è per l'Italia e per le nostre banche particolarmente penalizzante. Lo è per il Monte dei Paschi, che era a metà del guado di un percorso molto faticoso anche di ristrutturazione, pagato in particolare dai dipendenti, nonché dalla reputazione della banca, che aveva tirato un sulla testa perché erano venuti fuori dei valori fondamentali di questa grande azienda. I risultati si vedono anche nei numeri, perché se guardiamo l'adeguatezza patrimoniale della banca oggi è assolutamente adeguata a fare il lavoro che fa. Per cui quasi questo atteggiamento persecutorio, no? Da parte dell'Europa, poi si legge Germania, di confronto del nostro Paese deve finire. Quindi dobbiamo porre rimedio, pare di capire, attraverso un procedimento di rafforzamento organizzativo patrimoniale per essere più forti rispetto a un possibile, dicevo prima, peggioramento del nostro paese. Affronteremo anche questo problema, anzi, diciamo che questo problema è causato soprattutto dalle conseguenze degli errori fatti 6-7 anni fa. Purtroppo l'attuale management della banca, che non è certo all'origine del problema, anzi ha cercato di rimediarlo, non ha saputo risolverlo fino in fondo.